Fin da subito ho evidenziato l'importanza dell'obiettivo da raggiungere nell'ambito della campagna vaccinale nazionale, ovvero conseguire la vaccinazione dell'80% della popolazione nazionale entro settembre di quest'anno, ed in tale popolazione è inserita anche la platea che va dai 12 ai 15 anni. Questa platea di giovanissimi rappresenta un secondo pilastro, se lo si vede in quest'ottica, che è quella di cercare di bloccare la circolazione del virus. La convinzione della maggior parte degli scienziati è che comunque abbia una durata che grosso modo può essere intorno ad un anno. Ora, se noi prendiamo questo per assunto, è chiaro che dobbiamo organizzarci per fare i richiami, e noi lo stiamo già facendo. Un'ora e mezza di confronto su tanto, se non su tutto, sostanziale condivisione e soddisfazione per tutto quello che si è fatto in questi 3 mesi e per quello che si farà. È un governo nato con le emergenze salute, lavoro, riaperture, ripartenza, crescita economica, i settori che crescono, che corrono, che hanno bisogno di assumere, non di licenziare, cioè devono tornare a essere liberi di agire sul mercato, e poi i settori che hanno sofferto di più, penso al commercio, ai servizi, al turismo, avranno tempo fino a ottobre per riorganizzarsi. Pensare che dal 1° di luglio, in pandemia ancora aperta, si possa tranquillamente tornare a licenziare e non proteggere ancora il nostro sistema e trovare soluzioni più intelligenti sarebbe un errore grave. Il principio che noi stiamo chiedendo che venga introdotto è il vincolo del governo ad un confronto preventivo su tutte le riforme che vengono messe in atto, in modo che il mondo del lavoro sia messo nella condizione di poter esprimere il proprio parere e di poter essere coinvolto nelle decisioni che vengono realizzate. Sia il Movimento 5 Stelle sia il PD hanno dichiarato di essere attenti al problema del blocco dei licenziamenti, quindi ci aspettiamo attenzione a questi temi e una riflessione comune per poi intervenire in fase di approvazione del decreto. Rischia di arrivare in Parlamento intorno a metà luglio o al 20 luglio, quindi rendendo vana la discussione fra le forze parlamentari e il confronto con le parti sociali che noi stiamo facendo. Si rende opportuno e necessario la riapertura del tavolo da parte del governo per affrontare anche questo problema. Buongiorno cari telespettatori, allora, mai così pochi contagi dallo scorso settembre, la campagna vaccinale che va come un treno, con gli italiani che hanno voglia d'estate e di vacanze, c'è déjà boom di prenotazioni di viaggi e di case, soprattutto case nelle località di vacanza. E poi c'è tutta la partita che riguarda licenziamenti. Ieri c'è stato un lungo colloquio, lo avete sentito, tra Salvini e il Presidente del Consiglio, Presidente del Consiglio che peraltro ha fatto sapere che il Paese è ripartito. Salvini ha dato conto, diciamo, del pensiero di Draghi a proposito dei licenziamenti, per quanto sia una posizione abbastanza nota. Insomma, diciamo che ci sono settori, ad esempio quello dell'industria, ma anche dell'edilizia, che devono tornare ad essere liberi, no, di agire sul mercato, mentre ci sono i settori più colpiti dalla pandemia, il commercio, i servizi e il turismo, che dovrebbero avere invece più tempo per organizzarsi. C'è un'idea, un'ipotesi di un intervento selettivo a proposito della proroga del blocco dei licenziamenti, vedremo, anche perché questa misura poi approderà in Parlamento e vedremo come si comporteranno le diverse forze politiche. Allora do il bentornato a Fulvio Abbate, scrittore e giornalista. Bentornato Fulvio. Non virologo. Poi perché... se vuoi vestire i panni anche di esperto, non saremo noi, diciamo, a negarteli. Perché no, diciamo così. Anche se, diciamocelo francamente, adesso siamo in una fase di surplus. Di surplus, sì. Come l'anno scorso, perché sembra che la pandemia, diciamo, sia in sonno. Beh, insomma, ha rallentato notevolmente. Però ancora i conti con, diciamo, lo scadenzario vaccinale non sono stati fatti completamente. Va bene, parliamo. Do il bentornato all'onorevole Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia. Bentornata.
Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri più Europa, bentornato. Buongiorno. Saluto e do il buongiorno al professor Marco Revelli, politologo, sociologo, buongiorno. Buongiorno. E saluto e ringrazio Marcello De Vito, presidente del Consiglio Comunale di Roma, dal Movimento 5 Stelle, da cui è stato espulso, oggi approdato, anzi ieri forse, a Forza Italia? Buongiorno e grazie per l'invito, assolutamente sì. Allora, De Vito, posso cominciare subito con lei, perché lei è un po' l'uomo del giorno. Ieri noi abbiamo dato questa notizia in diretta, annunciata da Maurizio Gasparri, e insomma, dopo questa notizia si sono scatenate molte reazioni, compresa quella all'interno di Forza Italia, durissima, di Andrea Ruggeri, che ha detto provo autentico ribrezzo per quanto è successo, mi dissocio da questa scelta, De Vito è uno dei peggiori grillini. Adesso è un suo collega di partito, come replica? Replico accettando questa considerazione, mi pare che sia stata l'unica e nonché estemporanea nell'ambito di Forza Italia, in cui sono stato peraltro accolto molto bene dal coordinatore nazionale Tajani, dal commissario di Roma Gasparri, con cui c'è stata un'interlocuzione in questi mesi. Non è una cosa estemporanea che è nata il 7 giugno, è una valutazione che è stata ponderata e valutata nel tempo, c'è stata anche una reciproca riflessione, per cui questa considerazione lascia un po' il tempo che trova, la accetto, non mi conosce, spero che mi conosca e magari potrà fare anche, credo, delle valutazioni più approfondite. Riguardo alla scelta, sì, credo che di averla ampiamente motivata, ma comunque legata alle innumerevoli capriole ideologiche che il Movimento 5 Stelle ha fatto negli ultimi anni, partendo da quello ormai col PD di Di Maio, poi è stato contraddetto 20 giorni dopo, questo ingresso nel campo progressista, l'alleanza in regione con Zingaretti non condivisa da nessuno, le scelte fatte negli stati generali, a cui non è stato dato seguito, a cominciare dalla scelta del Consiglio Direttivo a 5, il contrasto tra il Movimento e Casaleggio per i dati, per i soldi, i video dell'elevato, sedicente tale, sono state tutta una serie di cose che alla fine mi hanno portato a questa valutazione. Potevo scegliere di non fare politica, legittimamente, potevo ugualmente scegliere di mettere a disposizione il bagaglio per mare in 8 anni di esperienza politica ho acquisito, in quella che era la forza che sentivo a me più affine, che era stata la forza che avevo sempre prescelto come mero elettore. Sì. Prima di entrare nell'agone politico, diciamo così, sì, quest'oggi è proprio il caso di usare questa parola. Sì, no, però io capisco perfettamente i cambiamenti di fronte, i ripensamenti, poi assistiamo e abbiamo assistito e assisteremo ancora tutti i giorni, diciamo, usando, mi pare anche un suo termine, molte giravolte. Ma come si fa a passare da uno dei più duri e puri fustigatori di Forza Italia a entrare in Forza Italia? Posso dire questo, è stato il movimento secondo me che ha cambiato se stesso, che si è avviluppato su se stesso. Il movimento mi aveva attratto, mi aveva colpito perché nel 2012 era stata una forza che ha avuto una forza innovativa dal mio punto di vista, ha portato sullo scenario politico in maniera prorompente dei temi importanti e nel metodo politico e nel merito su alcune tematiche ambientali, sulla mobilità, sulla tutela delle fragilità, della povertà, e poi a mio avviso si è perso. E ho a quel punto ritenuto di, si potrebbe dire, ritornare. È sparito il movimento che era stato, che mi aveva attratto, di ritornare a quella che era la mia forza politica, sebbene come mero elettore e originaria. Poi che il movimento non è che ha combattuto, a parte non mi piace l'utilizzo combattere, non è mai stato mio, su alcuni gesti sono anche tornato indietro, fatto ad esempio nei confronti del sindaco Marino, ma combattere in politica non è il mio gesto, non è una parola che mi sento a fine. In ogni caso il movimento politicamente ha contrastato non solo Forza Italia, anche tante altre forze. È stata una forza antisistema, per cui non è che il suo bersaglio, tra virgolette, altro termine che non mi piace, è stato soltanto Forza Italia, è stato anche il PD, con cui ora va a braccetto tranquillamente andando nel campo progressista. Dico buon campo progressista a loro, non è il mio. Allora facciamo così, abbiamo ancora qualche domanda da farle, però è tardissimo, andiamo in pubblicità, poi voglio sentire i nostri ospiti su questa notizia. Aspetta, dopo la pubblicità, tra pochissimo.
Allora, tra poco faremo qualche altra domanda a Marcello De Vito. Intanto voglio sentire subito professor Revelli. Professor Revelli, ha sentito cosa ha detto De Vito a proposito di questo suo passaggio clamoroso, diciamo, in Forza Italia? Questo però si inquadra anche questo, tutto questo, no? In una situazione più generale che riguarda molte forze politiche, diciamo i tormenti di Forza Italia, la proposta di una federazione lanciata da Salvini, Lega appunto e Forza Italia, tutto quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle che deve ritrovare, come dire, una direzione quando Conte ne diverrà ufficialmente, diciamo, nuovo capo politico, o no? Sì, certo, c'è un contesto. Indubbiamente questo passaggio dai 5 Stelle a Forza Italia è un passaggio acrobatico di sesto grado, passare da un movimento che ha come comune denominatore, credo questo universale, la parola d'ordine onestà, onestà, a un movimento che ha come fondatore un pluricondannato e alle sue origini una figura come Marcello Dell'Utri. Fa un po' strano, con tutto il rispetto per la persona che ha compiuto questo passaggio, che avrà le sue profonde motivazioni. Indubbiamente questo Parlamento è pieno di porte girevoli, è caratterizzato da transumanze molto estese, passaggi di schieramento, passaggi di partito, scissioni e così via. È il segno di una profonda crisi della politica, direi che non c'è forza politica che non abbia quantomeno i propri mal di pancia, se non le convulsioni. Questo è piuttosto evidente nei 5 Stelle, che stanno emergendo adesso con una nuova leadership, ma che hanno attraversato un momento molto difficile. Questo è molto evidente nel Partito Democratico. 11 correnti, leggevo l'altro sì. giorno, è un record per certi versi, evidentissimo in Forza Italia, che rispetto al 18, al voto, ha perso nei sondaggi e ha perso anche in parte nel numero dei deputati e dei senatori. È molto evidente nella stessa Lega, che ostenta una grande sicurezza. Quella di ieri di Salvini è stata una missione fallita, diciamocelo sinceramente. L'unico senso che aveva quell'incontro con Draghi era di annunciargli la nascita della federazione con Forza Italia, cosa che non è stata possibile perché ci sono molte resistenze. Quindi ha fatto perdere un po' di tempo al Presidente del Consiglio a parlare di cose scontate, e ha potuto fare un passaggio televisivo, ma non molto di più. E Fratelli d'Italia si salva dalla crisi perché sta fuori dalla grande ammucchiata di governo. Sì, ma... sì. Allora vado da Della Vedova. Insomma, succedono molte cose in questi mesi, qualcuno li ha definiti di politica congelata, sospesa, con il Presidente del Consiglio che deve risolvere, insomma, due grandi questioni, appunto quella di sconfiggere, ricacciare il più possibile il Covid con una campagna vaccinale che va a gonfie vele al momento, e poi bisogna ricostruire in qualche modo il tessuto sociale ed economico del Paese così profondamente ferito, no, dalla pandemia. Tornando un po' ai 5 Stelle, Della Vedova, io ho letto l'altro giorno che lei ha molto apprezzato la lettera di Di Maio al Foglio, no? Rispetto al tema della giustizia, no? Alle gogne mediatiche, e ha detto adesso bisognerà vedere se poi in Parlamento il Movimento 5 Stelle assumerà comportamenti, diciamo, in linea, in sintonia con quello che ha scritto Di Maio. La verità è che forse tutti dobbiamo ancora capire che cosa sarà il nuovo Movimento 5 Stelle, non lo sappiamo. Sì, ma io ho riconosciuto in quella lettera di Di Maio una scelta coraggiosa e netta, perché l'antipolitica, il giustizialismo, la gogna mediatica, le piazze, il vaffa,
tutte queste cose qui non erano incidentali, erano il connotato che Beppe Grillo aveva scelto per il suo movimento populista, demagogico e populista. Quindi quello che ha fatto Di Maio di rimettere in discussione quegli elementi non è una roba marginale, sì, ci è scappata la frizione, no, lui è consapevole che quello era il Movimento 5 Stelle e quindi è una scelta coraggiosa perché mette in discussione tutto e forte. Dopodiché, ovvio, bisogna capire se a questo seguiranno scelte conseguenti, a partire dalla riforma sulla giustizia che è in campo, perché è evidente, lo richiamava lei, noi siamo impegnati a fianco di Draghi in una marcia a tappe forzate sulla vaccinazione. Sono d'accordo con Fulvio Abbate, i dati sono positivi, la campagna vaccinale va in modo straordinario, siamo quelli in Europa i secondi come efficienza della campagna vaccinale, ma stiamo attenti, ecco, evitiamo, abbiamo esperienze alle spalle, si apre tutto quanto, ma continuiamo a seguire le norme precauzionali che vengono confermate e poi investimenti e riforme per ridare produttività e competitività al paese, perché altrimenti la discussione che immagino non faremo sui licenziamenti è importante, comprensibile, ma non si vive di blocco di licenziamenti, si vive di prospettive economiche, di investimenti, di rilancio della crescita economica e dell'occupazione. Sì, Lucaselli, voi no, mi verrebbe da... partirei da questa domanda. Perché io ho letto che lei nei giorni scorsi, insomma, diverse indiscrezioni la volevano tentata dal passare alla Lega, poi lei ha smentito, ha detto ha avuto un colloquio approfondito con Giorgia Meloni e oggi si registra che invece un esponente, un europarlamentare della Lega, Vincenzo Sofo, è passato, diciamo, da voi, cioè nella famiglia europea dei conservatori e riformisti, insomma, voi andate a gonfie vele stando all'opposizione. Ma guardi, allora, per rispondere alla prima domanda, Matteo Salvini è un carissimo amico e quindi, insomma, molte volte si confonde l'amicizia con il rapporto politico, ma non c'è mai stata questa volontà di passaggio. Indubbiamente ci siamo posti delle domande quando è nato il governo Draghi e insomma credo che sia assolutamente inevitabile in politica farsi delle domande e dopodiché io ho un leader che è assolutamente capace di interpretare in modo eccezionale non solo l'opposizione ma di governare in maniera concreta e coerente il paese quando arriverà il suo turno, quindi sono ben contenta di essere in Fratelli d'Italia. Mi permetta solo una domanda prima di rispondere anche alla seconda che mi ha fatto. Volevo chiedere a De Vito se si è reso conto che Forza Italia però in questo momento appoggia proprio insieme al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico il governo Draghi, perché insomma mi sembrava che volesse prendere le distanze da questi due mondi, tutto sommato però in questo momento sono al governo insieme. Fratelli d'Italia... Aspetti, però mi scusi, lo so, capisco. Facciamo però rispondere De Vito a proposito di questa sua... No, De Vito? Mi pare che sono tante le forze che stanno appoggiando in questa fase, che è anche difficile ed emergenziale per il Paese, il governo Draghi. Mi chiedo però che opposizione stia facendo Fratelli d'Italia, se la si mette su questo piano. Che non mi pare che stia facendo opposizione. Beh, stiamo facendo meramente una buona opposizione, considerati i risultati. E quali sarebbero i risultati di questa opposizione? La nostra opposizione, noi siamo stati assolutamente chiari sul punto dall'inizio. Noi abbiamo la necessità di verificare provvedimento se quello che viene fatto è per il bene del Paese o meno, perché non crediamo che forze politiche così diverse possano trovare la quadra su temi fondamentali. Del resto tutto quello che abbiamo letto sui giornali ultimamente... A me sembra che sia una posizione meramente strumentale per finalità meramente politica. No, ma guarda, evidentemente perché non conosci bene Fratelli d'Italia. Mi verrebbe da dire che evidentemente perché mi hai chiesto una domanda, se vuoi ti fai... Se vuoi ti dai anche la risposta. Mi hai fatto una domanda, Io ti rispondo volentieri. Dal Partito Democratico. No, siccome mi hai fatto una domanda, io vorrei anche rispondere. Mi chiedevo se fossi a conoscenza che Forza Italia sono a conoscenza e credo che in questo momento due forze al governo probabilmente dovrebbero saperlo anche tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle che ieri hanno criticato questa mia posizione, visto che stanno governando con Forza Italia.
credo che sia una fase difficile, estremamente difficile. Stelle, vabbè, però diciamo, però se, mi fa, se lei mi fa rispondere, un po' irritato, no, non, mi dispiace, non volevo, assolutamente volevo no, io vorrei risponderle molto con grande piacere se lei me lo consente. Sì. Se certo, posso io prego. Le rispondo. È una fase estremamente difficile per il paese, credo che sia stato l'anno più difficile che ci sia stato dal dopoguerra ad oggi a Roma, per farle dei conti. E mentre lei parla e dice che fa opposizione, ci sono state 11.000 imprese che hanno chiuso nel 2020, saranno 16.000. Guardi, che, quello che succede nel io paese vorrei solo gentilmente, se lei mi concede un minuto, scusate, però così se lei mi concede un minuto, un io le rispondo. Se lei non vuole, no, io non rispondo, perché mi ha fatto una domanda. Io concessi 20 e sta ancora cercando 20. Di rispondermi. Dopodiché, quindi è lei che concede i tempi. Lei concede i tempi. Un attimo, allora chiedo all'arbitro di consentirmi la risposta. No, adesso torno da lei. Facciamo concludere, la prego, brevemente. E poi torno da De Vito. Io rispondo volentieri alla... Sì, sì, certo. Assolutamente no. Per cui dico, responsabilmente Forza Italia sta governando. Ha tre ministri che stanno facendo molto bene. Non capisco la qualità dell'opposizione di Fraternità. Va questa bene. È la mia posizione, glielo dico con grande tranquillità. Che lei non la capisca, evidentemente è di qualità troppo alta perché lei la possa interpretare. Va bene, allora finiamola qui però, vi prego, perché se no non facciamo un passo avanti. Fulvio, che volevi dire? Ci sono molte cose da dire. Allora, innanzitutto si sintetico. Noi siamo, no, non lo sono gli altri, permetti anche a me di non esserlo. E siamo in una situazione emergenziale. Non è stato finora citato Draghi, che giunge essendo il più abile amministratore di condominio che potesse mettere mano a questa situazione. La situazione anche dal punto di vista politico è fluida. A me non stupisce che il Movimento 5 Stelle stia vivendo tutto questo travaglio, anche perché una delle domande che inizialmente noi ci siamo fatti sul Movimento 5 Stelle riguardava la sua natura. Sì, un movimento populista, ma composto come fosse un cocktail da quante quantità, diciamo, di pulsioni di destra e quante invece di sinistra progressiste o movimentiste. E quindi questi anni, e anche, diciamo, io lo dico con molta laicità, a me non stupisce, diciamo, che De Vito abbia fatto questa scelta. Se penso a Roma, penso che non ci siano soluzioni, non ci sono problemi perché non ci sono soluzioni, cioè è una matassa inestricabile. A fronte di tutto questo è stato citato anche Conte, ma io mi domandavo, lo chiedevo questa mattina facendo un tweet, chi ha in mente ed è preoccupato rispetto al futuro politico e professionale di Conte? Forse solo Conte stesso. Quindi in una situazione di fluidità assoluta, l'unica certezza che abbiamo, e lo dico pur non essendo io un moderato, tutt'altro, e l'avere trovato con questo amministratore di condominio che si chiama Draghi, il migliore insomma, che sta cercando di gestire l'esistente in questo momento, limitando i danni. Poi ci sono anche tante altre domande che dobbiamo farci. Cosa sarà il futuro? Dobbiamo credere davvero che la Meloni sia destinata a conquistare Palazzo Chigi? Salvini, cosa hai in mente? È plausibile questa fusione tra Lega e Forza Italia? E Forza Italia. Certo, queste sono tutte domande che tutti, come dire, ci facciamo seguendo da vicino la situazione politica. Facciamo così, devo andare in pubblicità, voglio chiedere a De Vito un altro paio di cose, così poi lo liberiamo perché so che è un impegno. Molti se lo sanno, hanno seguito insomma la sua vicenda non solo politica. Lei fu arrestato, ha fatto oltre 100 giorni a Regina Coeli e molti altri agli arresti domiciliari per la vicenda dello stadio della Roma. È attualmente sotto processo, no, De Vito, lei? Assolutamente sì. Credo che questa cosa è stata riesumata da ieri dopo due anni di silenzio, ma va benissimo, è assolutamente giusto, è una verità. Quindi è un processo che affronto con totale fiducia verso la magistratura, con piena consapevolezza della liceità di tutte le mie condotte. Qual è, mi scusi, l'accusa nei suoi confronti? Corruzione? L'accusa è stata sì, di corruzione.
Oh, invece un'altra domanda che le voglio fare, non c'entra con questo, è, come lei sa, hanno scritto molte cose su questo suo passaggio, qualcuno dice, lei siccome era mister preferenza, è sempre stato, diciamo, molto dotato dal punto di vista di voti e di consensi, qualcuno dice Forza Italia ci fa un affare, ma soprattutto qualcun altro più maliziosamente dice siccome non poteva ricandidarsi con il Movimento 5 Stelle adesso alle prossime comunali è passato in Forza Italia perché così riesce ad avere un seggio. Come risponde? Due bugie agevolmente smentibili. La prima, quella del terzo mandato, il Movimento questa capriola, me l'ero scordata prima, già l'ha fatta per quanto riguarda i consiglieri comunali con una votazione di agosto scorso stabilita in 24 ore. Qualche ora dopo, quando la sindaca ha detto che voleva ricandidarsi, è stata fatta partire direttamente online, con pochissimo preavviso, questa votazione. Sì. Per cui Virginia Raggi, Ferrara, tutti gli altri consiglieri che probabilmente saranno rieletti, si accingono a fare il terzo mandato. Per cui il terzo mandato è stato sdoganato e quindi questa è un'autentica bugia. Sì. La mia scelta è stata una scelta di reale convinzione. Sui miei voti, sui voti che ho preso, dopo 3 anni di opposizione, credo di qualità, spendendo 700 euro di campagna elettorale, credo sia un record per il Comune di Roma come rapporto, vedo che lei annuisce. No, annuisco perché conoscendo come andavano le campagne elettorali, ecco, certo. Io ho preso 7.000 voti spendendo 705 euro per la precisione di campagna elettorale, segno evidente che era consenso vero, se questa voleva essere l'allusione, per un lavoro ben fatto sul territorio, conoscendo Roma, conoscendo le sue strade, conoscendo le sue tematiche, conoscendo le sue questioni, le sue associazioni, i comitati, i problemi che vive la città, che purtroppo questa amministrazione ha risolto molto male. Sì. E per cui credo in questa sfida, sono assolutamente determinato, ne voglio prendere anche di più questa volta, ma rifacendo una campagna quasi a zero euro, quasi a zero euro. Sì. Lancerò questa sfida ai candidati. Voglio salutarla facendole un'ultima domanda, che io mi ricordo bene quando De Vito era lì lì per essere il candidato del Movimento 5 Stelle come sindaco di Roma e poi gli fu preferita Virginia Raggi, ma insomma questa è storia. No, quello che le voglio chiedere, siccome il centrodestra di cui lei adesso fa parte pienamente ha ancora delle difficoltà a individuare il candidato per Roma, lei che conosce la città, insomma ha tanto lavorato per questa città, al di là dei giudizi che danno diciamo, i suoi amici e i suoi avversari, cosa pensa anche il ballottaggio tra i due nomi di cui si parla? Lei come la vede? Beh, diciamo che è un trilottaggio perché c'è anche Gasparri, se i nomi erano quelli di Michetti e Matone, quindi io innanzitutto spero che sia il candidato di Forza Italia, Gasparri con cui è da mesi che mi confronto, commissario romano, devo dire che ha una conoscenza delle tematiche della città, io mi sono confrontato in questi mesi con lui, come ho detto non è stata una cosa estemporanea, sì, che è nata il 7 giugno, ma è nata da qualche mese, quindi ha una conoscenza straordinaria delle tematiche della città, dalla questione dei poteri della riforma dello status di Roma Capitale alla Bolkestein, al commercio sulla Repubblica, ci siamo confrontati sul tutto. Io spero che sia una persona, innanzitutto che abbia le potenzialità per vincere, perché primo, certo, vincere dei indai filosofari, e secondariamente che abbia la competenza e la capacità di amministrare questa città, che significa conoscere la macchina, che significa avere una squadra all'altezza, 12 assessori che sappiano governare i propri dipartimenti, non basta una persona, sì, che abbia una classe dirigente per le partecipate. Alla fine il metodo per amministrare bene questa città è questo. Io spero che sia in primis un esponente di Forza Italia e possibilmente, sì, il senatore Gasparri, il commissario romano. Vediamo, diversamente, allora. Vediamo, perché insomma il centrodestra aveva delle riunioni, sono state rinviate anche per questa questione della federazione, vedremo poi su chi cadrà la scelta. Zagor. Sono in ritardissimo, intanto ringrazio Marcello De Vito, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, viva il lupo. Grazie, un Zagor tweet, ci vuole. Zagor ci vuole per Non so nemmeno se un supereroe può passare, non lo so. Infatti. Ci vediamo tra pochissimi minuti dopo la pubblicità e vi introduciamo un elemento, visto che lo dicevamo all'inizio, grande voglia di riprendere una certa normalità, le vacanze, l'estate. Vi facciamo sentire una cosa a proposito del famoso bonus vacanze, che tuttora c'è e resiste. Tra poco.
La campagna vaccinale a pieno regime e il netto miglioramento dei dati dei contagi con le conseguenti riaperture hanno riacceso anche la voglia di estate ed ecco che rispunta il bonus vacanze. Un'agevolazione che lo scorso anno non ha avuto il successo previsto, anzi. Cosa non ha funzionato nel bonus vacanze l'anno scorso? Che ovviamente anche la soglia degli ISEE, quindi l'importo massimo del reddito dei cittadini, era una soglia piuttosto bassa, quindi evidentemente erano categorie che avevano già difficoltà chiaramente a potersi permettere una vacanza. Dall'altro lato anche le modalità di ottenimento attraverso lo SPID e quindi tutta la procedura elettronica per molti utenti sono stati un limite oggettivamente. Dal versante invece delle strutture ricettive il problema è stato purtroppo il fatto di vedersi riconoscere questo importo solo come sotto forma di credito di imposta, quindi in realtà era la struttura a dover in qualche modo anticipare le spese in nome per conto del cliente, aspettando poi in fase successiva di poterle dedurre dal monte delle tasse che doveva pagare. Sono 1.098.000 le famiglie che lo hanno ottenuto, ma non lo hanno ancora speso, per un controvalore di circa 500 milioni di euro. Al momento il voucher è riservato solo a chi ha presentato la domanda entro lo scorso 31 dicembre e dopo averlo ottenuto non lo ha ancora utilizzato. Una famiglia di 3 o più persone ha diritto a 500 euro, 80% come sconto e 20% come detrazione fiscale. Per 2 persone 300 euro, per una 150. Tutti con un ISEE entro i 40.000 euro. Che cosa si può concretamente fare da qui a qualche mese? Beh, un passo in avanti in più è stato fatto perché oltre alle strutture ricettive oggi il bonus è utilizzabile anche in agenzia di viaggio e questo consente sicuramente a una platea più ampia di poter usufruire di questo bonus. Il problema di fondo però rimane, ovvero che qualsiasi impresa, che sia albergo, che sia agenzia di viaggio, in realtà si trova a dover anticipare in nome per conto del cliente delle somme. Somme che, se sommate a un numero di prenotazioni abbastanza elevato, certamente diventano un elemento di ulteriore difficoltà in una fase dove oggettivamente la crisi di liquidità per le imprese è assolutamente impellente. Lei che cosa suggerirebbe? Beh, di cercare qualche strumento alternativo o che possa essere utilizzato in aggiunta, ma questo ovviamente è il legislatore che deve trovare delle soluzioni idonee per fare in modo che una platea sempre maggiore di cittadini italiani possa legittimamente utilizzare questo bonus per poter fare delle meritate e giuste vacanze, ovviamente all'interno della nostra penisola. Allora devo tornare alla vedova, Fulvio, che volevi dire però, sì. Che queste parole non danno un senso di felicità. Nel 1936 il governo di Fronte Popolare in Francia donò le prime vacanze a persone che non avevano mai visto il mare. C'è una foto di Cartier-Bresson dove si vede una famiglia, diciamo, in riva alla Loira. Ecco, mentre adesso non abbiamo, invece dovremmo avere la sensazione che questa cosa dovrebbe restituire quello stesso senso di felicità e di scoperta di un mondo che in quel meraviglioso, diciamo, 36 il governo di Fronte Popolare dette. Allora, no, bello anche questa incursione storica, grazie sempre a Fulvio Abbate. No, voglio chiedere a Benedetto della Vedova, che è membro di governo. Allora, prima lo accennavamo, c'è questa legittima voglia, insomma, di mettersi in qualche modo alle spalle la pandemia e poi c'è tutta la partita che riguarda chi invece ha subito delle conseguenze catastrofiche dal punto di vista economico. Accennavamo prima commercio, servizi e turismo, anche se già come l'estate scorsa il turismo, insomma, cercherà di recuperare nei mesi che abbiamo davanti. Allora, della vedova, c'è proprio, si è allargato il fossato tra chi appunto potrà permettersi dei viaggi, delle vacanze, brevi o meno, un altro discorso, e chi invece fa una fatica terribile, no? In questo contesto c'è tutta la partita dei licenziamenti. Come finirà? Io mi auguro che sulla questione licenziamenti si trovi una soluzione pragmatica. Ho capito che in ballo c'è la possibilità di differenziare tra settori e va bene. Non condivido la richiesta di chi dice prolunghiamo il blocco dei licenziamenti, perché una misura di blocco ingessa l'economia, anche quella che potrebbe ripartire con dei margini di maggiore flessibilità,
e rinvia solo il problema, e i problemi che si rinviano aumentano di intensità e le soluzioni saranno sempre più difficili. Ovviamente questo non significa non tutelare le persone che eventualmente potranno essere in difficoltà, ma ricordiamoci, lo diceva lei, che noi abbiamo un pezzo di lavoratori, quelli della pubblica amministrazione, che non hanno subito alcun danno, ma proprio zero danni dalla vicenda della pandemia e dell'impatto che la pandemia ha avuto sull'economia. Ci sono lavoratori congelati con la cassa integrazione e ci sono lavoratori che hanno perso tutto. Allora, noi dobbiamo preoccuparci di quelli che hanno perso tutto innanzitutto, cercando di magari reintervenire coi ristori dove è necessario o supplire alle mancanze che ci sono stati, ma soprattutto il nostro obiettivo per il turismo, per tutto il resto, per il commercio, è quello di rivitalizzare al più presto la crescita economica in Italia. Certo. Ieri il ministro Franco ha detto che la crescita, che è solo un rimbalzo, ma è comunque positivo, quest'anno già oggi si stima andrà oltre le previsioni, 4,5-5%, e abbiamo gli investimenti e le riforme del Next Generation EU da fare. Concentriamoci naturalmente anche sulle misure di dettaglio, e Draghi ieri ha anche aperto, come abbiamo visto, ha anche aperto a una mediazione, sì, da fare in Parlamento, ma evitiamo di illuderci, così come evitiamo di illuderci che il bonus vacanze, io non ero a favore a suo tempo, serva a mandare la gente in vacanza, non so, può far risparmiare qualche lira, sempre con meccanismi, qualche euro, sempre con meccanismi molto complicati. Evitiamo di illuderci che col blocco dei licenziamenti abbiamo risolto un problema, l'abbiamo solo allontanato rendendolo probabilmente peggiore. Sì, allora facciamo così, su questo voglio sentire ovviamente sia il professore Velli sia Ilenia Lucaselli, lo facciamo però dopo la pillola quotidiana del nostro Paolo Sottocorona a proposito del tempo. Tempo instabile. Ecco, io lo sapevo. Instabile significa soprattutto che al mattino o finora, diciamo, abbiamo avuto anche delle discrete schiarite, qualche pioggia soltanto fra Liguria, Emilia, parte della Lombardia, ma è nel pomeriggio che questa instabilità si accende, si attiva, e infatti le piogge previste nella seconda parte della giornata di oggi potrebbero cominciare entro le 14, ma dalle 14 in poi, che il calcolo è quello, vedete che su tutta la fascia alpina e prealpina ci sono precipitazioni isolate, ma che potrebbero essere moderate. E invece questa fascia che prende metà della Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Campania e poi arriva anche fra Calabria e Basilicata presenta quelle macchie gialle. Le macchie gialle corrispondono a quantità di pioggia particolarmente intense, quindi qualche temporale sicuramente, che altrettanto sicuramente si attenua poi in serata, ma il passaggio insomma nel pomeriggio c'è. Giornata di domani. Diciamo che c'è un'attenuazione di questa instabilità molto veloce, molto diretta, almeno su gran parte delle zone del centro, ancora un po' il basso Tirreno, ancora un po' coi fenomeni sempre isolatissimi, ma ci sono sulla fascia alpina e prealpina. Arriviamo alla giornata di giovedì in cui questa instabilità si attenua quasi del tutto al sud, al centro. Al nord, in maniera sempre più isolata, ma questi fenomeni ancora ci possono essere. E questa è una situazione anche tipica, se vogliamo, di questa pre-estate. La foto di Gabriele, un punto di vista molto particolare, preso dal basso, un androne napoletano che, secondo lui, ricorda alcuni dei gironi dell'inferno dantesco. Così come venivano rappresentati, dice qui, uscimmo a rivedere le nuvole perché le stelle non ci sono, però l'effetto insomma di prospettiva dal basso sicuramente è suggestivo. Grazie Paolo Sottocorona, qualche minuto di pubblicità, torniamo qui, vi do anche un paio di notizie, una economica che non è proprio una bellissima notizia, è una che riguarda invece la cronaca giudiziaria, a tra poco.
Allora, sono state disposte le misure cautelari dalla Procura di Potenza nell'ambito di un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità commesse dall'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo mentre conduceva indagini sull'ex Ilva. Per Capristo è stato disposto l'obbligo di dimora ed è stato arrestato l'avvocato Amara, che era consulente legale di Ilva quando l'Ilva era in amministrazione straordinaria. Come ricorderete, Amara al centro dell'inchiesta di Milano sul cosiddetto falso complotto dell'ENI, ma soprattutto Amara è l'avvocato che ha parlato della presunta loggia Ungheria. E insomma, tutto questo sapete che ripercussioni ha avuto poi sulla Procura di Milano e sulla magistratura complessivamente. Poi vi do una notizia di carattere economico che, dicevo, non è proprio una notizia confortante, perché ad aprile le vendite al dettaglio, insomma i consumi interni, sono calate dello 0,4% rispetto a marzo. Certo, rispetto all'anno il dato è di un più 34%, ma considerando che ad aprile scorso eravamo in pieno lockdown, tanto per capirci, quindi non è proprio una notizia positiva. Subito, professor Revelli, licenziamenti, che posizione ha su questa grande querelle, professor Revelli? Ma io credo che quando eravamo nel pieno della prima ondata della pandemia si sarebbe potuto sperare che da tutta questa tragedia saremmo usciti migliori, cioè più saggi, più giusti, più attenti alle ragioni di chi sta in basso. Devo dire che non è così, non ne stiamo uscendo migliori. Questa vicenda dei licenziamenti è esemplare. Mi sembra un fatto di logica che occorrerebbe rimuovere il blocco dei licenziamenti nel momento in cui entrassero in funzione i nuovi ammortizzatori sociali, perché questa sì, è la condizione per non lasciare scoperte migliaia e migliaia di persone che lavorano, che hanno perso il lavoro, che sperano di non perderlo e così via. Invece c'è fretta di togliere i freni, di liberare le mani. Fra l'altro con un calcolo sbagliato, secondo me. L'idea che le grandi imprese e le imprese che hanno patito meno la pandemia licenzieranno di meno. Non è vero, non è così. Le imprese più forti tenderanno a razionalizzare, a ristrutturare la produzione secondo una logica labor saving, che è la logica prevalente soprattutto nelle imprese dinamiche, cioè risparmiando lavoro, facendo fuori quella che considerano la zavorra, probabilmente licenziando i lavoratori più anziani e magari assumendo giovani con contratti con minori tutele e forse con forme di precariato. Questa è la situazione reale. Questo governo interpreta gli interessi e i bisogni dei forti, non quelle dei deboli. È nato per questo, in fondo, ormai l'abbiamo capito, e continua a muoversi su questa logica. Hanno perfettamente ragione i sindacati a chiedere di sedersi a un tavolo e discutere. La marcia indietro sul primo decreto che manteneva il blocco fino alla fine di agosto è stato fatto su una richiesta verbale del presidente di Confindustria. Ha parlato la voce del padrone e il governo ha seguito. Sì. Io credo che non siano dei bei segnali. Posso dire mezza parola? Però fatemi sentire. No, volevo dire una mezza parola. Revelli ha detto parole esemplari, ha dimenticato di aggiungere che tutto questo avviene in assenza di una sinistra, perché questo paese non ha una sinistra. Sottoscrivi da questo punto di vista. Lucaselli, anche la Meloni mi pare abbia detto che la proroga del blocco non è una soluzione, no? Poi ci ricordiamo, perché siamo qui tutti i giorni, le osservazioni della Commissione europea che ha detto è una norma inefficace, insomma va bene, ma questo diciamo è un'altra parte del discorso. Voi che soluzione proponete?
Ma guardi, innanzitutto mi faccio fare solo due considerazioni. Il blocco dei licenziamenti ha sostituito gli ammortizzatori sociali, ai quali il governo Conte non ha mai pensato, perché in realtà a distanza di oltre un anno dall'inizio della pandemia una regolamentazione sugli ammortizzatori sociali doveva già esserci e quindi sicuramente è stato utile in quel momento. Dopodiché però è un falso problema, perché il blocco dei licenziamenti ha senso fin quando avremo delle aziende che comunque ancora possono assumere, ancora possono permettersi di anticipare la cassa integrazione, perché non dimentichiamo che anche con il sostegni bis in realtà si è dato un blocco dei licenziamenti fittizi che però non incide sulla contribuzione ordinaria che è dovuta dalle aziende, sulle quali ancora carica un peso enorme economico di anticipazione. Dopodiché i veri temi del lavoro hanno a che fare con gli ammortizzatori sociali, come detto, ma hanno a che fare anche con la formazione e la riqualificazione professionale, per cui indubbiamente il sistema lavoro va rivisto, ma non possiamo pensare che il blocco dei licenziamenti sia una soluzione a un problema che va risolto invece alla radice. Risolverlo alla radice significa preoccuparsi della produttività delle imprese. Del resto, gli stessi dati che lei dava sul consumo prima, che sono dati veramente preoccupanti, e un po' mi permetto di inserire questo argomento, dovremmo anche fare i conti con il nuovo patto di stabilità che sembra lontano, ma in realtà è dietro l'angolo, perché il 1 gennaio 2023 è veramente dietro l'angolo. Tutto questo dà un panorama economico molto complesso e molto complicato sul quale il Ministro dell'Economia dovrebbe a questo punto intervenire in maniera forte, perché sino a quando non aiuteremo le imprese veramente ad essere competitive, veramente ad avere un sistema sburocratizzato, ma nella sostanza ovviamente stiamo parlando di nulla. Il lavoro non si crea da solo, il lavoro non viene creato dallo Stato, il lavoro ha a che fare con l'attività di impresa, e qui fino a quando non aiuteremo le imprese, anche le PMI, che per esempio da questo decreto sostegni bis sono state sostanzialmente escluse per una buona parte, perché la possibilità di accedere al fondo di garanzia per loro è stato molto rivisto e corretto al ribasso. Ovviamente fino a quando non continueremo e non inizieremo a preoccuparci veramente delle esigenze delle imprese, sì, il tema del blocco dei licenziamenti obiettivamente mi sembra più un'argomentazione filosofica che non un problema concreto e reale che può essere risolto. In Italia manca la struttura degli ammortizzatori sociali. Sì, questo non si può pensare che le imprese sopperiscano a quello che lo Stato non è in grado di fare. Sì. Della Vedova, in questa Italia frammentata, diseguale, abbiamo cominciato dicendo sì, insomma, l'Italia sta ripartendo, l'ha detto il Premier, l'ha detto lo stesso Ministro dell'Economia, poi appunto c'è il dato su il commercio al dettaglio che insomma lascia molti dubbi, proprio perché è un'Italia sempre mai omogenea, quanto è preoccupato da questo, appunto, da tutta questa serie di cose, perché non c'è solo la questione licenziamenti, ci sono le formidabili riforme che bisogna fare, prima accennava lei a quella della giustizia, cioè quella sul fisco, non sarà un periodo facile comunque. Ma assolutamente no, adesso il dato sul commercio non l'ho visto, quindi non so se ci siano elementi stagionali o meno, certamente era meglio avere un segno più, ma ripeto, siamo in una fase di ripresa, che però non significa che abbiamo sorti magnifiche progressive. Noi dobbiamo lavorare di buona lena per recuperare quanto abbiamo perso in termini di crescita, di ricchezza complessivamente prodotta in questa fase della pandemia. Ma anche una volta che tornassimo al 2019 come livelli di reddito, saremmo comunque in mezzo a un grave problema. Noi dobbiamo recuperare il terreno con le parti migliori quantomeno dell'Unione Europea in termini di crescita e di occupazione. Io capisco tutte le considerazioni che vengono fatte sul mercato del lavoro, che era già pesante in Italia, soprattutto per giovani e donne, prima della pandemia. Quindi l'obiettivo su cui il governo Draghi è impegnato è l'obiettivo di creare le migliori condizioni possibili per avere
con produttività, competitività e crescita, con le riforme della pubblica amministrazione, con la riforma della giustizia, con la riforma nei settori dove bisogna aprire maggiormente alla concorrenza e anche con gli investimenti infrastrutturali. La mia preoccupazione è che questo meccanismo del programma nazionale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dentro il Next Generation EU, sì, dell'Unione Europea, si riesca a fare questo programma nei tempi e con gli obiettivi stabiliti, mettendo in campo però, ci saranno nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, prevalentemente di tecnici, di professionalità adatte a rendere questi progetti effettivi. Questa, sì, è la sfida più grande che Draghi e questa non maggioranza così ampia ha. Voglio fare chiudere a Fulvio Abbate, che mesi ti immagini, tu che sei uno scrittore intellettuale, che ti immagini? Ah, un sogno. Che sia, quale? Cancellata la parola resilienza. Però oggi non l'abbiamo, non l'abbiamo praticamente nominata. L'ha nominata adesso il mio amico Benedetto Della Vedova. E allora si faccia portavoce perché la si cancelli. La parola resilienza, che diciamo. Cancelliamo la parola, ma otteniamo l'effetto, però. Sì. L'effetto, ma chiamiamolo in un altro modo. Sì, ma tu. Cos'è sta resilienza? C'è una cosa. Poi credo che sia un'espressione che riguarda i metalli, poi, diciamo, originariamente. No, poi è stata importata da diverso tempo ed è diventata, diciamo, superstar grazie proprio al Piano Nazionale, al Recovery Plan italiano. In realtà no, grazie a un signore, un influencer, Vacchi, credo si chiami Vacchi, adesso non vorrei dire una sciocchezza. No, ci viene chiesta una duttilità, ad essere duttili, ma sinceramente ci sembra già che lo stato delle cose ci obblighi ad esserlo e quindi ci risparmieremmo volentieri, diciamo, l'espressione resilienza. Allora sottoscrivo questo tuo lodo. Grazie. Il lodo Abbate contro la resilienza. Mirta, buongiorno. Buongiorno Andrea. Allora partiamo da Palazzo Chigi, che diventa meta di pellegrinaggio. Draghi è quasi un oracolo, addirittura Salvini dice: quando sto con Draghi il tempo passa e non me ne accorgo. Dopodiché con noi Dino Giarrusso, Maurizio Gasparri, Federico Geremica, Augusto Menzolini, Mimmo De Masi, perché parleremo anche del tema Conte, pronto a prendere in mano il Movimento 5 Stelle, a fare il passaggio da premier a leader, e ancora Walter Ricciardi, un grande ritorno, l'ultimo dei chiusuristi, perché oggi persino Galli invita ad andare tutti a ballare, e poi Dario Nardella, Francesco Borgonovo, Gabriella Nobile. Parleremo anche della vicenda di Said, il ragazzo di 20 anni che si è ucciso, e poi dedicheremo una pagina alla giornata degli oceani, perché il mare è la nostra grande madre. Saremo anche su questo tema. E poi arriva Nichi Vendola dopo la sentenza dell'Ilva e dopo chi ha detto la giustizia è malata. Vi aspetto. Grazie Mirta Merlino, che ritrovate tra pochissimo per l'area che tira. Io do il mio grazie ai miei ospiti, Fulvio Abbate, Benedetto Della Vedova, Ilenia Lucaselli, il professor Revelli. Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete. Grazie.